Abbiamo avuto modo di vedere il monastero delle Suore Benedettine, un monastero molto austero, dentro il quale trascorrono la loro esistenza quotidiana 10 suore. Ma come trascorre la vita in convento? Quali sono i ritmi quotidiani di una suora all'interno di queste 4 mura? Lo chiediamo alla Madre Superiore. La giornata incomincia alle 5 e le prime 3 ore della giornata sono dedicate alla preghiera, con un intervallo di... Poi alle 12:30 c'è il pranzo, seguito da circa un'ora di ricreazione, poi ci sono 3/4 di tempo libero nell'orario invernale. D'estate invece abbiamo 1 ora e mezzo perché c'è il riposo. E questo tempo libero va vissuto Dopo i vespri c'è mezz'ora di intervallo, così fino alle 7 c'è la cena. Ora circa 20 minuti di preghiera e poi si va a letto. Lei prima ci diceva che, mentre ci accompagnava all'interno delle stanze del monastero, che questa scelta l'ha fatta circa 50 anni fa, è un mezzo secolo di storia da suora, insomma. Che cosa ricorda del momento in cui lei ha scelto di diventare suora? Che cosa ricordo? Cioè, ho riflettuto molto prima di fare questa scelta e poi una volta deciso, sono venuta. Naturalmente chi viene in monastero, la vocazione, come diceva il Papa, è dono e mistero, quindi è difficile parlarne, la spiegazione completa è difficile darla. E sono venuta in monastero così perché sicura di seguire la volontà di Dio sulla mia vita. Ecco. E ho trovato veramente quello che aspettavo, quello che desideravo. Tanta pace e molto tempo di dedicare alla preghiera e con la disponibilità poi a fare tutto quello che la vita del monastero richiedeva. Ecco. Ecco, io le ho fatto appunto questa domanda perché noi oggi viviamo in un mondo fatto di molto rumore, di molte false attrazioni e certamente condividere una vita così è una scelta molto impegnativa, perlomeno per chi venendo qui vede subito una cosa che è il silenzio che c'è all'interno. Il silenzio è una vostra regola e quanto impegna nella vostra giornata quotidiana oltre alla preghiera? Dunque ci sono tempi di silenzio assoluto, ma questi sono brevi, veramente. Dicevo, quella circa un'ora dopo la ricreazione, e quelli vanno vissuti in silenzio assoluto. E così, nella giornata proprio il silenzio assoluto sarebbe quello. E poi la notte, dopo compieta, ecco la regola ci... Ad eccezione delle necessità, si capisce, se capita qualcosa che allora naturalmente ci vuole buon senso e discrezione, ecco. Torniamo ancora indietro alla sua infanzia, al periodo quando era giovinetta. Che cosa le è rimasto in mente dei periodi della sua gioventù? Un ricordo molto bello perché la mia famiglia era una famiglia molto serena, siamo vissuti veramente, abbiamo fatto un'infanzia e una giovinezza veramente serena. Ecco, e più ci ripenso e più capisco che
Era una grande grazia, è stata una grande grazia del Signore. E venendo in monastero, mi sembra che il Signore mi abbia privilegiato, continuando a trovare tanta serenità, tanta pace. Ecco, ritorniamo alla vita del monastero. Lei prima ci ha detto come è organizzata la sua giornata, gli orari, le regole generali. All'interno della vostra organizzazione ci sono dei ruoli, delle competenze o c'è una turnazione nelle cose che fate? Dunque, da sbrigare, e ognuno attende al suo ufficio. C'è l'ufficio della sagrestana, della portinaia, della cuciniera, la guardaroba, ecco, e ognuno attende, ecco. I lavori umili, cosiddetti umili, come, non so, il servire a tavola, le pulizie, questi sono frutto di tornazione oppure? Sì, a turno. Nella nostra mentalità di gente che vive fuori, una vita così monastica e fatta di preghiera, di devozione, di silenzio, è difficile immaginare i momenti nei quali all'interno di spazi così ci sia gioia, allegria, divertimento. Quali sono i momenti in cui voi così vi dedicate a delle frivolezze, a giocare, a... La giornata dovrebbe essere vissuta il più possibile nel silenzio, cioè con discorsi così frivoli, inutili, bisognerebbe saperli evitare, ma non si è sempre così all'altezza, direi. E perciò notizie che possono arrivare molte volte si commentano, magari la gioia di uno è la gioia di tutte. Vengono delle visite, magari di parenti si prende parte alle gioie che anche nelle nostre famiglie ci sono momenti di gioia, no? Ce li comunicano, vengono a trovarci, a visitarci con una certa frequenza, dipende dalla lontananza, naturalmente. Veniamo adesso a una parte importante della vostra giornata, che è il lavoro. Qui ci sono delle abilità manuali straordinarie. Ancora si usano le mani per ricamare, per cucire, per fare lavori che nella società esterna, nella civiltà esterna, sono praticamente abbandonati o riservati a degli specialisti o comunque alle macchine. Ecco, che tipo di lavoro praticate all'interno e cosa, come questo lavoro vi consente di comunicare all'esterno le vostre abilità, la vostra creatività? Sì, dunque, sanno che noi facciamo questi lavori e vengono anche da molto lontano, così quando vogliono un lavoro di pregio vengono qui, perché facciamo lavori in oro e seta sfumati, questi, tipo pittura, così, ma fatta con l'ago, così poi con redi per spose. Sanno che noi queste cose le facciamo e vengono, quindi quando vengono ci dicono, scelgono loro il disegno e stanno pure ai consigli che noi diamo in merito, perché avendo una certa esperienza possiamo consigliare e così. Quindi il rapporto con l'esterno non è che ci sia qui una, non so, come molte suore fanno, una specie di scuola di ricamo, di cucito. Qui è soltanto dei consigli che passano all'esterno, ma non accogliete. Se qualcuno viene che magari vorrebbe imparare, anche recentemente lo abbiamo fatto, c'è un lavoro di filè che ormai non fa più nessuno, è la rete, no? Fare la rete e poi ricamarci su. E ci hanno chiesto, qualcuno ha chiesto ed è venuta per un po' di giorni, ha imparato e poi ha continuato il suo lavoro a casa. Ecco. Entriamo un po' adesso nella vostra vita, com'è il rapporto tra le consorelle? Come condividete i vostri spazi all'interno dell'organizzazione del monastero?
I nostri rapporti sono naturalmente sono fraterni e come parlavamo di decisioni che ci c'è da prendere insieme, quindi ognuna liberamente esprime il suo parere che può essere in contrasto con l'altra, no? con altre della comunità, così per esempio su una decisione di una certa importanza, ognuno cerca di vederle nella luce di Dio per il bene del monastero, della comunità. E poi si vaglia, la superiora prende le decisioni definitive e ognuno sa che accettando quello che la superiora decide, compie la volontà di Dio. Così. Se lei dovesse consigliare a una giovane ragazza una vita monastica, come gliela proporrebbe? Come gliela proporrei? Come abbandonare la sua vita nelle mani di Dio, se essa sente questo richiamo, fidarsi di Dio. Ecco, questo è importante. Se dentro di sé sente questa inclinazione e magari avesse dei dubbi sul modo con cui rispondere a questa attrattiva, come potrebbe essere facile o difficile, naturalmente si fa un colloquio, si cerca di vedere il carattere, e poi se si vedono le disponibilità, le qualità che possono garantire una riuscita, naturalmente si consiglia. Da quanto tempo è che non si registrano nuove vocazioni? Non soltanto qui, ecco, ma complessivamente nell'ordine di cui lei fa parte. Abbiamo, dunque, i nostri monasteri sono riuniti in federazione, nelle Marche c'è una federazione di tutti i monasteri, anzi una parte delle Marche. Siamo 12 monasteri e in questi nostri monasteri quasi in tutti ci sono delle vocazioni. In alcuni ce ne sono molte, in questi ultimi 8-9 anni, così alcuni monasteri hanno avuto una quindicina di ragazze che sono entrate e altri hanno scorso, per esempio in 3-4 monasteri sono entrate ragazze, abbiamo a Fermo quattro ragazze. Insomma, in altri monasteri noi abbiamo avuto una ragazza, però non erano così chiari i segni della vocazione e abbiamo consigliato di riflettere ancora ed è tornata a casa. Quindi c'è una iniziazione alla quale si è sottoposte prima di entrare a far parte. Sì, sì. Quali sono i momenti che stabiliscono se una ragazza ha effettivamente la vocazione per fare una scelta così radicale di vita monastica? Da che cosa si distingue questo fatto? Ecco, ecco come dicevo, noi cerchiamo di vedere se ci sono le disposizioni che possono garantire una riuscita. Quando la ragazza viene, si fa con un colloquio, però se si vede che ci sono più o meno i presupposti, allora entra. Ma ci sono circa un anno di prova e lei conosce noi e noi conosciamo la ragazza, così si inserisce abbastanza nella nostra vita, così. Poi lei fa le sue riflessioni e noi le nostre e se vediamo che va, che da parte sua c'è questa certa sicurezza e noi vediamo che ci sono le garanzie per la riuscita, allora si fa una consultazione comunitaria e decidiamo di ammetterla. Che cosa ricorda della sua iniziazione? Sì, ecco, io ricordo questo, che avrei voluto essere molto fervorosa, no? Sentirlo anche sensibilmente, tanto fervore, tanto per rispondere all'amore di Dio che mi aveva voluto così bene, così. E mi sembrava, mi sentivo fredda, no? Sentivo questo disagio e chiedevo a Dio questo di rispondere con più entusiasmo, ecco. Ma questo dipende molto dal temperamento, però non è... Se lei dovesse definire, così parliamo un po' di umane virtù e umani difetti, il suo carattere, come lo definirebbe? Sensibile, orgogliosa...
Sì, sensibile. Sì, disponibile sì, però anche molto, che posso dire, sono portato a riflettere molto prima di decidere, ecco, ci penso molto, mentre vedo che altri con più fervore, ecco, fanno presto, ecco. E allora vedevo questa differenza e pensavo, chissà se il Signore sarà contento di me, ecco. Cioè questo... Lei, Suor Emanuela, che cosa ricorda invece del periodo della sua iniziazione? Io, quando sono venuta, ho visto la comunità tutta qui riunita, no? E proprio è stata una scoperta. Dico, questo è veramente ciò che cercavo. E mi sono trovata subito bene e sono stata sempre felice, contenta e ho ringraziato ogni giorno il Signore di questa chiamata e vorrei comunicarlo a tutte le giovani che sono nel mondo che possa venire in monastero per essere veramente felici, ecco come lo sono io. Nella sua infanzia quali sono i ricordi più belli che ha anche nel rapporto con la famiglia, che certamente non è che un rapporto si tronchi, però resta un rapporto molto più distante adesso, ecco. Nella famiglia mi sono trovata molto bene perché c'era papà e mamma, noi altri tutti figlioli, eravamo sei. E ho avuto anche la gioia di avere due sorelle moniche qui nello stesso monastero. E quindi è stata sempre qui? Sì, perché qui non è che si trasloca, c'è il voto di stabilità noi abbiamo. E nell'infanzia sono stata felice, molto felice, perché avevamo anche dei vicinati, la famiglia, che ci si voleva proprio bene. Non c'era il sintomo dell'invidia, della gelosia, no, il bene di uno era il bene di tutti. Ecco, vorrei cogliere appunto questa sua considerazione, perché in fondo nelle umane debolezze questa rincorsa, queste sensazioni di invidia verso gli altri sono costanti, perlomeno nel mondo esterno è molto forte questa presenza. Come vivete voi questa differenza tra voi, questo riuscire a essere all'altezza? Che cosa provate, detto, e quanto in questo vi aiuta la preghiera a superare queste sensazioni? Sì, è veramente l'amore di Dio, no? Che ha portato sulla terra, e questo dobbiamo metterlo in pratica continuamente nei rapporti verso la sorella, no? Che ci sta vicino, perché è lui che vive in lei, no? E allora questo supera tutto, questo pensiero, per esempio, ci fa amare veramente profondamente. E io mi sento, in un certo senso, alla famiglia gli volevo bene, ero molto attaccata, però l'attaccamento a questa famiglia spirituale è molto più forte di quella naturale. Io lo sento così, non so se... E per quanto riguarda... Beh, io personalmente non è che gli do troppa importanza, non so. Quello che ha preparato il Signore è quello che è buono, è giusto. Il menù come lo decidete, ad esempio, del vostro pranzo? In base a un programma oppure quello che viene, viene? No, lo decide la superiore a quello che c'è per pranzo, per la cena. Noi quando andiamo al refettorio è il Signore che ci ha preparato quel piatto e lo gustiamo così meglio che possiamo, ecco. Adesso una cosa un po' più così legata alla vita del convento: quali sono gli avvenimenti di cui vi ricordate in senso positivo, quindi più allegri, più importanti, e in senso negativo? Se ne dovesse catalogare due tra questi, quali ricorda meglio? Beh, i momenti molto belli sono stati quelli in cui c'erano delle vocazioni e quindi vedevamo la comunità crescere e queste creature che erano serene, contente di aver raggiunto un ideale e che carezzavano da tanto tempo, e quindi vedere anche la comunità crescere, no? Così. Poi anche momenti in cui
si sono potuti realizzare dei lavori di ristrutturazione, di, anche questo sono stati momenti belli, perché anche ci hanno fatto sentire come il Signore ci provvede, la sensibilità di tanti fratelli che sono. Momenti fortissimi veramente che ti riempiono di gioia la Pasqua. Mi ricordo i primi anni come incideva dentro di me la festa del Natale, celebrata così come la celebriamo, la possiamo celebrare noi. Era vivere veramente il significato, tutto il significato spirituale di queste feste, così che ti fanno vedere il disegno di Dio per la salvezza dell'umanità, quanto il Signore ha fatto, poter percepire questo, è bellissimo veramente.